Ciao Bettes.it, il viaggio di Arlo, bello, esordio nel lungometraggio di Peter Son. Ieri, dopo averlo visto, ho ricevuto una telefonata di Bernie, io subito sull'attenti, il mio capo, e bello parlare con Andrea di animazione perché è molto colto, ha delle cose da dire, sempre molto interessanti, anche su altre cose, però sull'animazione bisogna fare attenzione perché Andrea è molto profondo nell'analisi e mi ha detto delle cose che poi ho copiato per la recensione scritta facendo un figurone e... I'm a lazy critic e abbiamo subito un po' discusso. Quello che mi è piaciuto molto è il corpo di Arlo, questo, e Andrea mi ha detto certo, Inside Out è soggetto sceneggiatura, qua è più effettivamente la regia, il senso dell'avventura, il senso del cinema, anche delle immagini, delle emozioni che ti scaturiscono dentro grazie a campo contro campo, a un certo tipo di presentazione di una situazione, campi lunghi. Qua c'è per esempio la scena bellissima di un riconoscimento a distanza, un incontro. È un western questo film, ci saranno anche dei cowboy. E come western si comporta? Quindi nel campo lungo, in questo orizzonte che si manifesta misteriosamente davanti ai nostri occhi, c'è il senso di questa avventura. Il viaggio di Arlo è un viaggio, è una if epic adventure, come abbiamo scritto nella recensione, perché è l'asteroide non colpisce la Terra, come anche si vede nel trailer, e quindi c'è una if comedy, anzi una if epic adventure, perché è un come se, e se l'asteroide non avesse colpito il pianeta Terra, noi e loro ci saremmo incontrati. Noi chi siamo? Siamo degli uomini primitivi, loro chi sono? Sono i dinosauri. Il protagonista è un apatosauro, sono quelli buoni col collo lungo lungo, l'abbiamo rivisti anche in Jurassic World, e bello questo film Pixar, molto bello. Certo, Inside Out è un film molto concettuale, ha ragione Andrea, molto per un target alto, anche preadolescenziale, e questo invece è un film più per bambini piccoli. C'è l'idea del pianeta Terra come rigoglioso, e c'è l'idea dell'animale parlante, c'è l'idea che noi siamo loro e loro sono noi, nel senso che noi siamo i dinosauri parlano, coltivano la terra, sono una famiglia, hanno ben preciso il concetto di famiglia, bellissimo, un momento in cui si parlerà di famiglia. E noi chi siamo? Noi gattoniamo, ringhiamo, siamo molto bravi, siamo già dei cacciatori, l'apatosauro no, come sapete, è dolcissimo, sta lì, è un farmer. E l'incontro, e quindi il film diventa un po' alla ricerca di Nemo, e quindi diventa un po' un grande viaggio, un grande ritorno, quasi omerico, e poi diventa anche Dragon Trainer, quindi l'incontro di due creature diverse, dove c'è l'inversione però, appunto Arlo è piuttosto strutturato, anche verbalmente sa esprimersi, sa parlare, Spot, questo ragazzino selvatico che incontra, piuttosto interessante, dinamico, grugnisce, quindi... è la storia di un'amicizia, è la storia di un viaggio, bello. Quello che mi è piaciuto di più, lo dicevo ieri a Bernie al telefono, sono le ginocchia. Le ginocchia di Arlo sono il centro del film, secondo me il segreto sarà che da piccolo avevo sempre le ginocchia sbucciate, però vedere, sentire il dolore delle giunture, sentire il dolore osseo di Arlo che prende un sacco di botte all'inizio del film. Il film all'inizio è Arlo prende le botte. E c'è sempre questa grande ammirazione per me, che sono purtroppo italiano, nei confronti di questo cinema fisico, tattile, che viene poi dall'animazione, che dovrebbe essere qualcosa di più distante, no? Dalle sensazioni corporee. Invece no, noi italiani questo cinema non lo sappiamo fare, peccato, invece loro sì, e vincono con questo, perché le ginocchia arrossate di Arlo sono importanti, tanti bambini, appunto questo orrido personaggio che vi sta parlando, però possono identificarsi con il concetto delle ginocchia sbucciate. Io ce le avevo sempre sbucciate, piene di croste, sono un romano atipico cresciuto in campagna, e quindi è bellissimo. E il dolore, il corpo di Arlo, questo corpo particolare che viene utilizzato in vari modi, anche, vabbè non ve lo dico, se no Andrea si arrabbia, e l'amicizia, e la famiglia, e l'avventura, e il cinema. Tutto molto bello, campi lunghi, incontri misteriosi, sensazioni, ritmo, tanti personaggi, tanti animali, bello, bello, tanto cuore, tanto senso dell'umorismo, tanta movimento, bella la proiezione stampa ieri, molto partecipata, secondo me il film è un ottimo prodotto per un target più basso. Qualcuno potrà trovare il disegno di Arlo
il concept un po' Don Bluth, un po' il film che fece Bluth alla fine degli anni Ottanta, alla ricerca della Valle Incantata. E però sì, sicuramente Lasseter & Company e Son si sono rifatti a quel tipo di design molto semplice oggi, forse visto nel 2015, però che bella la ricercatezza fotografica. Andrea mi ha ricordato subito un momento molto bello, appunto, di un cambiamento fotografico che cambia cambia l'essenza della stessa immagine. Non posso dirvi altro, però è molto elegante, è vero, me ne ero accorto anch'io, un momento molto bello. Quindi è cinema, è puro cinema, è John Ford, è Steven Spielberg, è un western, ci sono i cowboy, non vi dico chi sono, ci sono i dinosauri, ci siamo noi all'inizio, ci sono loro verso la fine, che però viene appunto cancellata da questa bella idea di If Epic Adventure, noi e loro, noi e Arlo. Bel film. Ciao, Bethesda.